Ciao a tutti, mi chiamo Piero, vi faccio vedere come mi alleno a casa in questo periodo in cui non si può andare in campo per tenere in allenamento soprattutto la schiena perché meno si gioca e più fa male. Vi faccio vedere. Con le spalle bene a terra, movimenti controllati, 10 da una parte e 10 dall'altra. Un classico dell'allenamento in casa è il putting green. Io utilizzo questi due libri che sono posizionati a pochi centimetri, possibilmente meno possibile, dalla faccia del bastone, in modo da creare una corsia che mantenga la faccia square fino all'impatto. Adesso cambiamo palline e spostiamoci sul gioco corto. L'approccio corto, io lo faccio solo quanto mi ha spiegato il nostro CT Perrino, che ringrazio per la dritta. Invece di posizionarmi in fronte alla pallina, mi metto un po' di gessato, portando però le spalle dritte, square con la palla. In questo modo lavorano di più i fianchi, le mani sono più nette e la faccia del bastone resta puntata verso il bersaglio fino alla fine. Grazie a tutti, ciao!